Ed eccoci, 2 ore di sonno e si riparte per il quarto e ultimo giorno, mio perlomeno, di Luca Comics. Perché così presto? Sono tipo le 3 di notte, è tutto estremamente buio, perché non ce la faremo mai altrimenti a prendere i ticket per Tim Burton. La vedo già difficile così, sinceramente. E siamo in fila per Tim Burton, ragazzi. Guardate quanta gente che già c'è. Da qui parte, siamo al welcome desk e ci siamo organizzati in autogestione, numerino 197. Ci dovrebbero essere 450 posti circa, un centinaio riservati per quelli che hanno il pass. Non mi ricordo come si chiama, sinceramente, scusatemi. E quindi niente, questa è la fila. Preciso che sono le 5 di mattina e la biglietteria apre alle 8, fate un po' voi. Aggiornamenti, la fila è diventata un bel po' lunga, su due file anzi, forse anche la terza, o comunque continua parecchio in là, fa già il serpentone. C'è nata una buona notizia, i Level Up hanno un evento a parte, quindi non fanno la fila qui con noi e non ci tolgono posti per l'evento di stasera. T-shirt? Sì, t-shirt. Merito dell'alcol, spaccato a Piazza Anfiteatro tutta la notte, come ogni notte, perché Luca si vive così. È tradizione. Tradizione. Eccoci, è quello per Tim Burton? In quella fila lì no. È per Tim Burton? No, Cristina D'Avena questo. La fila per Tim Burton è quella di là. Ti ammazzo, lui è un uomo che sta rischiando la vita. Ciao, grazie. Grazie. Che cos'è? Cristina D'Avena, il biglietto per entrare. Si può prendere? Non è un volantino, è il biglietto per entrare al concerto. Al concerto? Io stavo per andare fino laggiù. Grazie mille. Figo, quindi abbiamo anche il biglietto sia per Tim Burton che per Cristina D'Avena. Due in uno, colpo grosso. Allora, per Tim Burton ci siamo organizzati praticamente in autogestione. Io ero il numerino, come vi dicevo, 197. C'era una fila bella lunga. Ci è voluto un po', ma l'organizzazione autogestita è migliore di quella originale di Luca Comics, di quella reale. E per quanto riguarda tutto il resto, c'era appunto il pass di Cristina D'Avena per il concerto, il ticket direttamente lì, e adesso sono in fila per l'autografo di Yagi. Anche qui la gente è in fila da un po', e anche qui si sono organizzati con l'autogestione praticamente, per la gente che arriva prima hanno segnato i nomi su un taccuino in modo tale che non passa davanti altra gente, ma consegniamo direttamente questo taccuino all'operatore che verrà per consegnare i ticket, e quindi avrà sostanzialmente la lista di nomi in ordine di come sono arrivati qui. Ed eccoci qui con l'organizzazione, quella professionale di Luca, non quella ufficiale ma quella autogestita, con tanto di taccuino con i nomi scritti in ordine praticamente per ricevere l'autografo poi di Yagi sullo sciclista. Così non ci picchiamo, non facciamo casini, danni, esatto. Siamo educati e in ordine. Grazie mille. Eccoci qui, comincia la distribuzione dei biglietti per Yagi. Adesso i bigliettini, poi magari l'individuazione. Anthony, Pierpaolo, Maurizio DM, Fabio S, Marcello,
Laura, come? Laura! Non c'è. Ah, ok. Giuliano. Io. Grazie. Manuel. Egidio. Ora uno no, ora uno. Alice, Alice, ultima. Premio last prize. Eccolo qui, praticamente qualche numero non è stato chiamato e quindi ho il 46, dovrebbe essere in realtà il 54 mi sa, con tre numeri che erano per domani, quindi il 51, avrei sforato di un numero e significa che sarei dovuto tornare domani perché 50 numeri, i primi 50 erano per oggi e poi gli altri 50 erano per domani, però io domani in realtà non vengo a Lucca quindi sarebbe stato un po' problematico. Ce l'abbiamo quasi fatta ragazzi, siamo in fila, vi posso riprendere un attimo? Siamo in fila da quanto più o meno? 7:25. Un'oretta? 50 minuti che siamo qui a aspettare solo per prendere lo Shikishi, comprando un paio di volumi, esatto, già avendo il numerino, e poi dovremo tornare per fare effettivamente l'autografo. Ciao, come funziona? Puoi spiegare un attimo? Sto facendo un vlog. Con l'acquisto di un volume ti diamo le sfiche e i fogli di prenotazione per la prima copia. Ok. Qui ci sono dei gadget magici, però già abbiamo finito, però puoi richiedere un posto. Ah, perfetto, va bene. Allora, ok, prendo la variant di... Sì, questa è la variant, quindi noi sì, miglioriamo sì. Tutti, invece questa qui è la cartolina di Game. Prendo tutte e due. Vai. Ce l'abbiamo fatta, ecco qui lo Shikishi che faremo autografare oggi, si spera, alle 15, ci metteremo in fila, poi speriamo che scorra, in questo caso. Per averlo bisognava comprare almeno un volume di Ariadne, ho preso la variant, ho preso l'edizione speciale con il diorama e purtroppo le dovevo prendere in fumetteria, le avevo già preordinate, per cui non me ne volere. Pop Store quando vedrai questo video, ma purtroppo ho dovuto farlo perché altrimenti non potevo prendere questo Shikishi. Dovevano esserci anche un paio di gadget allegati, uno per volume, purtroppo erano finiti, però mi hanno dato comunque un poster limited edition di Ariadne, ve lo faccio vedere poi nei riepilogo acquisti. Poi c'è questo foglio che è quello da compilare con il mio nome che verrà consegnato all'autore, a quanto pare deciderà lui se scrivere il mio nome in giapponese oppure in italiano normale. C'è anche il biglietto per l'incontro con i fan, un evento a numero chiuso, ci sono 50 posti e questo è il numero 29 di 50. Ok, dovevo entrare al padiglione della Panini, ma è estremamente lunga la fila, però effettivamente i padiglioni sono collegati, quindi basta entrare da qui. E non c'è assolutamente nessuno. E in questo modo guardate quanto si fa in fretta a entrare al padiglione della Panini. Perché la fila per entrare alla Panini è esterna. È esterna, ma serve per entrare in uno spazio comune che collega questi due padiglioni, quindi in realtà entrando da qui siamo già dentro. Ora ve lo faccio vedere in tempo diretto quanto ci vuole entrare alla Panini. Visto che... Eccoci, continuiamo. Allora, siamo dentro al padiglione di fianco alla Panini. Ora cerchiamo al volo che ci dà. Ah, Pampling, eccolo qui. Ci eravamo già passati, non mi ricordavo dove fosse. Cerchiamo di uscire. Ecco lì la porta. Forse è più vicina a questa. No, torniamo di qua. E voilà, siamo alla Panini. Questa fra l'altro è la fila per entrare in questo padiglione dal lato Panini. Cioè,
davvero non ha senso, da minimamente senso. La gente che fa delle file chilometriche, chilometriche per nulla, perché dall'altra parte è completamente vuoto. Quanto ci abbiamo messo? Un minuto e mezzo? Circa? Giusto per farvi capire qual era la fila della Panini, e questa che arriva lassù, in fondo, non ha veramente una fine. E alla fine, ragazzi, ridi e scherzi, abbiamo completato una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto mappe. È stato veramente faticoso, ma siamo riusciti a completarne un sacco, e ora vado a ritirare i premi. Eccoci qui per il riscatto dei premi con le nostre 8 mappe. Quindi questo era il premio per i 5 ticket, sì. I 5 cose. Timbri. E questo è il premio per gli 11 bollini completati. Ora arrivano anche i biglietti della lotteria. Grazie mille. E alle 5 ci sarà l'estrazione. Continua a esserci un mega pienone anche oggi, come potete vedere. Qui siamo sempre nell'area dello stand One Piece Red, dello stand della Star Comics, e di qua le... ci sono i soldatini di Toy Story! Che figo! Cioè, i soldatini verdi, in realtà. Andiamo a vederli un attimo. Tanto sono lì, qui si passa abbastanza agevolmente. Eccoli, guardate che belli. Oggi sembra una giornata abbastanza proficua, a differenza di ieri in cui non sono riuscito a fare niente di quello che mi ero programmato. Oggi l'unica cosa che non farò probabilmente è la proiezione di Sword Art Online, perché tanto posso andarlo a vedere quando esce tranquillamente in Italia, fra poco. E poi comunque lo ricomprerò anche in Blu-ray, per cui non è assolutamente un problema. Preferisco utilizzare questo tempo per tutto il resto, perché c'è davvero un sacco di roba da fare. Mi viene un po' male passare per di qua, perché è un po' un casino. Ma visto che abbiamo fatto 30, cercherò di fare 31 e di andare a recuperare anche l'ultima variant che non ho preso dalla Goen, che era la variant con la scritta bianca. Ho preso solo quella dorata, quindi adesso andiamo, se riesco a entrare, riesco a prenderla, ve la faccio vedere in video. Passare per di qua è abbastanza difficile, in realtà. Beh, abituati alle altre file, questa per la Goen è abbastanza corta. E voilà, ce l'abbiamo fatta, eccolo qui, Chiaia Furu, la regular e la variant bianca. Avevo già preso quella dorata, quindi con questa vado a completare il tris praticamente di variant. Poi non ci puoi neanche...
E siamo di nuovo qui con Andrea, che lo incontriamo ogni volta a caso. Ciao, ciao, ciao. Siamo arrivati finalmente a far autografare lo Shikishi dal Sensei Yagi. Adesso abbiamo tutte le mascherine perché è abbastanza fissato anche lui e quindi pretende che abbiamo tutti quanti appunto la mascherina. Ecco, qui sul fogliettino, spero che mi sentiate, hanno appuntato che il nome lo voglio scritto in giapponese, quindi in katakana. Eccoci qui, abbiamo consegnato tutto. Siamo qui con il Sensei. Che bella, più bella cosa, bellissimo. E ce l'abbiamo fatta, eccoci qui con lo Shikishi autografato con il mio nome scritto in giapponese, in katakana. Ho fatto il controllo, in realtà se è lo stesso di Fire Force, e direi che si scrive veramente così il mio nome. E cioè il controllo incrociato, praticamente la prova del 9, e poi una litografia esclusiva di Claymore. Bene, a questo punto sono rimaste solo tre cose da fare, quella è tutta la gente fuori dal padiglione Panini e anche di qua. Comunque dicevo, sono rimaste solo tre cose da fare: la lotteria alle 5, di cui abbiamo i biglietti presi con le mappe completate di One Piece, poi l'incontro con Tim Burton alla proiezione del primo episodio di mercoledì, e infine il concerto di Cristina D'Avena alle 10:30, se non erro. Poi in realtà c'è anche una quarta cosa, che sarebbe mangiare. Io continuo a dimenticarmelo perché c'è troppa roba da fare e il mangiare toglie tempo, quindi non me lo posso permettere. E penso che adesso invece andrò proprio a mangiare. Guardate quanta gente che c'è, cioè ti passa la voglia di addentrare qui dentro, cioè davvero troppa gente. Però dai, spizzicherò qualcosa al volo, magari tipo un udon, così alla buona. Darkness, my old friend.
notizia tristissima, sono finiti gli Udo. Mi ha detto domani, torna domani, sicuramente. Siamo finalmente giunti alle 5, al momento dell'estrazione, abbiamo i nostri 8 biglietti che vanno dal D09 al D16. Ora, boh, speriamo di essere chiamati. Allora, questa è la vincitrice del premio di oggi. Veramente lui. Lui, allora rifacciamo. Questo è il vincitore del premio di oggi, B63. E ha vinto un sacco di figure. Gli occhiali bellissimi. Cazzo, se è così. Bella. Bella. A lei forse piace quella di F. Oh, figo! Bello. Pirate Warriors 4. Sunny, Chopper, Ace e Zoro. Bello. Bello, 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 bello. Complimenti. Grazie. Beh, non è andata, però il ragazzo mi sembrava molto felice. Quindi, buon per lui. E adesso basta, andiamo un attimo a riposarci, a spizzicare qualcosa, a fare un mini aperitivo in attesa poi della cena, in attesa della cena assolutamente, e poi dell'incontro con Tim Burton e a seguire di corsa al concerto di Cristina D'Avena. Sarà veramente una corsa perché dalla fine dell'incontro in cui ci sarà proiettata la prima puntata di mercoledì all'inizio del concerto passa appena mezz'ora e bisogna farsi tutta la città di corsa, quindi sarà divertente, ecco. No, ragazzi! Chi ho incontrato qui, adesso gli rompo le scatole. Timmy.
timido, ragazzi. Io non ti do soddisfazione, ma sei in diretta con chi? Sono, no, non sono in diretta, è un vlog. È un vlog? Tu sei un vlogger famoso? Insomma, ci rivedrò un giorno. Allora, chi se ne... L'importante è che tu fai quello che ti piace. Esatto. Che è rompere i coglioni. Che è rompere i coglioni e la gente che si fa i c***i propri col cellulare. Ciao a tutti e dal vlog non ancora tanto famoso, esatto, ma adesso, però dopo c'è il questo logo. Video. Esatto. Nerdwolf Nerd. Da Ruggero dei Timidi, per chi non lo sapesse. Esatto, chi è che non lo sa, dai. E tanti, tanti ancora, non è, si è sparso il verbo. Ciao ragazzi. Ciao. Siamo quasi arrivati al cinema moderno per vedere l'anteprima di Mercoledì con Tim Burton. A giudicare dalla gente che c'è lì, immagino che il cinema sia quello. Allora, a quanto pare questa è la fila con Level Up per entrare e quella è la fila invece con il biglietto normale, quello che abbiamo fatto noi oggi, che comunque è una fila bella lunga. Io sicuramente non ho problemi su dove sedermi, anche se l'importante è avere il posto comunque, avere un posto, la certezza di poter entrare effettivamente in sala. Vediamo se è finita o se continua. Continua! Continua un casino! Guardate quanto è lunga, gira ad angolo. Sembra la fila dell'anno scorso per i biglietti. Ma non c'entra assolutamente zero con la nostra organizzazione. Questo è sbagliato, non c'è una comunicazione corretta e chiara, quindi l'organizzazione generale è ridicola. Dai. La comunicazione è sbagliata. Ma quello è bello. Perché se date informazioni, vengono date informazioni sbagliate, vediamo presi tutti quanti per culo. Ok ragazzi, la fila è partita, si comincia a camminare, poco, non tantissimo, ci iniziamo a spostare. C'è stata qualche incompressione con il numerino che avevamo preso oggi, che era molto utile per riuscire a prendere il biglietto, però poi effettivamente c'è stata la prova a vedere se riuscivamo anche a utilizzarlo per autogestirci per entrare nel cinema in base al numero che avevamo segnato sul braccialetto, o sulla mano, sì, sul braccialetto, per non farlo cancellare durante la giornata, ma non ha funzionato perché poi non è stata controllata questa cosa, quindi tutti sono un po' in fila così come capita, ma l'importante è entrare. Salve. E andiamo. Ah però. Incredibile. Cerchiamo di andare dentro, magari di scendere il più possibile, non so quanti posti ci saranno sotto, se ce n'è uno mi imbuco, malamente proprio. Ok, sono seduto tipo in secondo filo, sedersi lì, e su ogni poltrona c'era una busta omaggio di Netflix. Ragazzi, ci hanno fatto mettere la parrucca. Grande. Allora, praticamente funziona così. Potremo riprendere Tim Burton, effettivamente, però poi comincerà la puntata, la prima puntata, e ovviamente non potremo riprendere, anzi dovremo mettere il telefono all'interno di una bustina, guarda ce l'ha lui, te la rubo un attimo, questa qui, e sigillarla, e poi potremo spacchettarla solo una volta che ci daranno l'ok le guardie praticamente. Vuoi aggiungere qualcosa? No, niente, siamo qui, anteprima europea, figa. Anteprima europea. E ci dovrebbe essere anche una clip anteprima mondiale. Alla fine, tipo una post-credit, esatto. Sì. Che figata, ragazzi.
che è figa. Dovete fare casino. Non come quelli stamattina che facevano piano la FIBA. Che dovete fare voi? E stasera è qui con noi per parlare di Mercoledì, la nuova serie originale di Netflix disponibile dal 23 novembre. Signore e signori. Somebody who's got that gravity to her, that sort of, when she looks at you, you have like, oh shit, So it just, but she makes it her own as well. So that was the most, like I said, there wouldn't be a thing without her, and she's the one that did for me, is the reason I did it, and the reason she just brings a nuance to the character that I had never seen before. Diciamo che, come spiegavo prima, come ho detto prima, il problema principale, il problema più grosso era quello di trovare l'attrice che potesse interpretare Mercoledì, perché ovviamente non era un qualcosa di facile, dal momento che il personaggio di Mercoledì è un personaggio semplice, molto forte, però molto diretto e molto in bianco e nero. Mercoledì ha quella gravitas che quando ti guarda ti fa dire merda, però ciò premesso, dovevo trovare il personaggio così come
e l'attrice che potesse interpretarlo nella maniera giusta. E senza Jenna probabilmente non ci sarebbe neanche stata la serie. Invece siamo riusciti a trovare lei perché è veramente fantastica, riesce a portare a questo personaggio tutta una serie di sfumature, riesce a farlo proprio. È mercoledì, però è un mercoledì interpretato da Jenna con tutte le sfumature che lo rendono unico. And also too, like the rest of the cast, you know, it was like all the kids and stuff. It was like being in school again. I met people that reminded me when I was in school, and then also like with the adult, like working with Christina Ricci again, who I hadn't worked with since Sleepy Hollow, and she played Wednesday so brilliantly. That was such a beautiful experience too, to see her so many years ago, and kind of give her a blessing to being herself, being the perfect Wednesday, passing on to Jenna. So it was very special. E anche per il resto del cast, ovviamente è stato molto bello tutta questa serie di ragazzini, era un po' come ritornare a scuola, essere tornati a scuola, e anche lavorare con gli attori adulti, con il cast degli adulti, Cristina Ricci che aveva interpretato Sleepy Hollow e che essa stessa aveva interpretato Mercoledì, ed è stato molto bello vedere questo passaggio, se vogliamo, di testimone, quindi la sua benedizione. Lei che era stata comunque perfetta, passare comunque il testimone a Jenna è stata una cosa molto piacevole. Ovviamente. Bravi, guardatevi sempre quello che potete. E ovviamente il mercoledì nel cast abbiamo Catherine Zeta-Jones, Louise Guzman, Fred Armisen, Isaac Ordonez e, come citava anche prima Tim, siamo intimi, lo chiamo Tim, Jenna Ortega. Ci puoi raccontare un po' dell'atmosfera che si è creata sul set? Perché questo chiaramente non è proprio, diciamo così, una favola dolce. Well, I mean, it's interesting. We didn't know where we were shooting, so we ended up in Romania, which was actually strangely perfect for this project, because Romania, the land of vampires and werewolves and super, so it actually really fit what we were doing. So it was quite an interesting, beautiful, weird vibe that actually fit the whole Addams Family sort of feeling. In realtà devo dire che ci siamo trovati molto bene, perché poi alla fine siamo finiti con l'andare a girare in Romania, a fare riprese in Romania, che l'ambiente forse è stranamente perfetto proprio per questo tipo di film e per la famiglia Adams, essendo il paese dei vampiri, dei lupi mannari, quindi c'era questa strana, particolare atmosfera, queste sensazioni che sono perfette per la famiglia Adams. I'm part of the Romanian Thriller Squad, so thank you very much. E per te che esperienza è stata di leggere questa serie? Well, like I said, for me, when I read it, it's how I felt about school, my parents, therapy, other people, other kids. And so it really spoke to me. I mean, even down to there's a water polo scene, which I played water polo in high school too. So, I mean, there's lots of weird things that are very connected to me. So, like I said, for me, it just, through Wednesday, it spoke to me, and, you know, that's really why I wanted to do it. Ma come ho detto prima, in realtà è stata un'esperienza bellissima, perché poi veramente me la sentivo vicina, la sentivo mia, perché erano le stesse sensazioni che ho provato nei confronti dei genitori, della terapia, della scuola, delle altre persone, degli altri ragazzini. Veramente mi parlava questo personaggio, questa storia mi parlava, e c'è persino una scena in cui si gioca a pallanuoto, io a scuola giocavo a pallanuoto, quindi è una qualcosa che mi sono sentito molto molto vicino, molto mio. Makes it sound so much better. Prima
Prima quando ti ho presentato ho citato alcuni dei tuoi film, alcuni dei mondi che hai creato e che hanno segnato il nostro immaginario. Ma qual è la storia perfetta per Tim Burton? Qual è la storia che cerchi? I mean, whatever I've made is something I've enjoyed making, so I don't have necessarily a favorite because they're all my children, even the ugly ones. L'ho fatto perché mi piaceva e scelto di farlo. Non ne ho nessuno di preferito tra questi, sono come i bambini, sono tutti figli miei, pure brutti. Mercoledì la serie alla fine è la celebrazione di questa ragazza, di questa ragazza che è diversa da tutti gli altri, che cerca il suo posto nel mondo, la sua dimensione. E appunto, come dicevo, è una celebrazione della sua unicità. Per te come regista e autore, quanto è importante poter preservare il tuo stile, la tua visione e quindi appunto la tua unicità? I mean, for me, I have no choice because I'm not really that technically brilliant or prolific. So for me, it's all about whatever, making things, drawing or whatever, or making a film. So for me, it's no real choice. It's something I just do because that's the only thing I know how to do. So I've been quite lucky, kind of maneuver through studios and things and still be able to do things that pretty much or feel like me. So I've been very lucky and like I said, for me I have no real choice. Beh, per me fondamentalmente non c'era altra scelta, non c'era un'altra opzione. Dal momento che io non sono tecnicamente brillante, non sono capace di fare altro rispetto a quello che ho fatto. Quindi non avevo altra scelta che fare le cose che ho fatto e come le ho fatte. E devo dire che da questo punto di vista sono stato anche particolarmente fortunato perché ho avuto la possibilità in un certo senso di sviluppare la mia carriera, di navigare attraverso gli studios, ma continuando a essere me stesso, continuando a fare quello che mi piace, che è l'unica cosa che so fare. L'ultima cosa che ti chiedo prima, perché abbiamo la proiezione, la premiere europea di mercoledì, l'ultima cosa che ti voglio chiedere è può suonare, lo so, banale, ma perché hai scelto questa cosa che ti riesce così bene, che è raccontare storie? Well, some people don't think so, but thank you for saying so. Alcuni non la pensano precisamente così, però no, grazie per avermelo detto. I grew up on movies, I grew up on things that inspired me, so that's what feeds you as an artist. You just try to do things that you remember, things that inspired you growing up. And so for me, that's always an important thing to keep that feeling and creativity of those very passionate things that as any artist, anybody does anything, just keep doing what, you know, that's all you can do, is do things that inspire you and keep your passion going through whatever you're doing. Come dicevo, come spiegavo, io sono cresciuto guardando il film, ho sempre amato il disegno, ho sempre trovato determinate cose fonte di ispirazione, quindi come artista faccio quello che la mia passione mi spinge a fare, l'inclinazione mi spinge a fare, perché poi fondamentalmente le cose che ti ispirano sono quelle che poi ricordi e quelle che cerchi in un certo senso di ricreare, di rifare. Questo è quello che so fare, questo è quello in cui riesco a mettere, ho la passione, come tutti gli artisti continuate a fare quello che sapete fare, e questo per me è importante. Penso di poter parlare a nome di tutti, sentito che noi siamo cresciuti con le tue storie, ci hanno tenuto compagnia, ci hanno raccontato e mostrato mondi, ci hanno fatto emozionare e sono quello che magari potranno ispirare futuri artisti. Quindi grazie.
Allora ragazzi, se mettete la parrucca, chi se la vuole mettere? Sotto. Yeah, everybody. Yeah. Ora se vi girate, se vi girate guardate lì in alto, vedete lì? Noi io e Bruna ci spostiamo di here. Spiegherà ancora meglio come fare questa cosa, un messaggio speciale, lo facciamo subito. Allora, siamo usciti, la proiezione è stata figa, veramente figa. Anche la qualità dell'immagine mi ha colpito particolarmente perché non me l'aspettavo. Era molto pulito il video, era tutto molto nitido. E il film, cioè il film, la proiezione, la prima puntata mi ha colpito per varie cose. Alcune non mi hanno convinto al 100%, ma ci si passa su, poi magari ve ne parlerò più avanti. Sicuramente una serie comunque che mi ha incuriosito. Mi è piaciuta anche la recitazione dei personaggi, anche della protagonista, dell'attrice che fa Mercoledì. E, è stato molto interessante il discorso con Tim Burton. È stato bello comunque vederlo dal vivo. È stata divertente la cosa delle parrucche, ha trovato delle parrucche. E poi ci hanno fatto mettere via i cellulari, ovviamente, in una busta chiusa per evitare la pirateria. Un tizio, fra l'altro, aveva una telecamera ed è stato buttato fuori dalla sala. Anche questa cosa è stata abbastanza divertente. C'è stato un messaggio molto figo proprio a riguardo della pirateria, e non ve l'ho ripreso, però era veramente bello, che faceva vedere poco prima di partire Mercoledì che ti guardava in faccia e diceva: e ora continuerò a fissarvi finché non mettete via il cellulare e questa cosa sarà molto imbarazzante. E c'è tipo un minuto e mezzo di lei che fissa lo schermo. È stato molto 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 divertente e niente, è uno dei più bei messaggi antipirateria che abbia visto, mi ha fatto morire dal ridere, non gli si può non volere bene. E niente, basta, adesso ci dirigiamo verso il concerto di Cristina D'Avena al Palazzetto dello Sport e poi direi che basta, la giornata finisce. È stata veramente lunga, questa esperienza a Lucca è stata davvero bella, tosta, l'organizzazione ha avuto qualche problema, come sempre in realtà, cioè non è una novità, alla fine lo sappiamo. Però tante cose da fare, tanti eventi, tante cose che si accavallavano anche, quindi non si potevano fare tutti i firmacopie che si volevano fare proprio perché c'erano troppe cose. Qui stanno sparando anche dei botti, non bastavano altro che 4 o 5, non bastavano forse 10 giorni per riuscire a vedere e fare tutto. Perché davvero c'erano tanti ospiti, anche tra i fumettisti. Ora noi abbiamo visto qualche mangaka, però c'erano anche fumettisti importanti e anche altri mangaka importanti. Però siamo riusciti a fare l'autografo solo sullo Shikishi, ad esempio, e vedere di persona solo dei mangaka di Ariadne, appunto, e Claymore, e di Fire Force e Soul Eater, e va bene così. È già tanto, considerando che è stata una botta di fortuna non da poco. E basta, comincia a fare davvero freschino, quindi ora mi dirigo tranquillo al concerto. Dovrei riuscire a entrare senza problemi perché stavolta abbiamo il biglietto, a differenza del concerto di Giorgiovanni, quindi non sarà necessario un flash mob di Cristina D'Avena davanti al concerto di Cristina D'Avena. Ma quello è stato un momento così di liberazione contro la tristezza di non essere riusciti a entrare. E andiamo. Allora, ci siamo arrivati al concerto. Come vedete qui fermano, fanno un po' di controlli, di perquisizioni, e vi tolgono l'acqua o le bevande eccetera. Qui si possono bere spritz, aperitivi eccetera, mangiare qualcosa di là al chioschettino, e poi noi invece andremo direttamente dentro al concerto a prendere un posto, a cercare un posto, a vedere se riusciamo a imbucarci da qualche parte. Non so ancora se sopra o sotto, vediamo come sono messe
come è messo, diciamo, il riempimento del locale. Siamo quasi. Oltre 1 milione di persone presenti. 3 giornate sold out, più di 300.000 biglietti venduti, ragazzi. Mamma mia. Per non parlare degli ospiti internazionali. Nolan Bushnell, Steve Chebaski, John Francis Daly, Gary Frank, Denise Gook, Jonathan Goldstein, Jay Christoph, Ted Nasmith, Sofia Nonvete, Imar Nun, Goro Taniguchi, Cynthia Dai Robinson, David Almond, John Romita Jr., Yoshitaka Amano, Atsushi Obuko e Tim Burton. La regina indiscussa delle sigle! E allora abbiamo qui Cristina D'Avena! I brani di Cristina D'Avena. Sopra di ancora per 10 giorni, se provassimo un sassofonista o anche concerto mi fa un po' ma vuoi finire, ti fermi di suonare sempre. We'll be right back.
Cristina Saprosa, ma contro ha vinto due premi quest'anno come miglior sassofonista europeo. Io non li vorrei da troppa corda, vedi che appena gli dai un dildo si prende un attimo. Tu devi sentire, come cacchio suona il titano. Ciao Ben! Pezzo piccolino, pezzo piccolino. Okay. Aspetta, allora, ricreiamo l'atmosfera, vai qui. Dai. Io sulla poppa. La prua. Ciao! Concerto è finito, è stato un delirio, ho sentito cose che non avrei mai pensato di sentire da Cristina D'Avena, tipo Gigi D'Agostino, così tipo Chihuahua, ma va bene.
E ho recuperato anche dei bicchieri di Luca, già che c'ero, e basta, io direi che per oggi finisce la giornata, ora cerco di tornare a casa e basta, domani niente Luca Comics, cercherò di fare anche il video riepilogo degli acquisti e poi vi monterò tutti questi video, penso in 5 video diversi, quindi uno per ogni giornata più il riepilogo acquisti. E per inciso è 1:20, madonna.